Mio padre è morto partigiano a 18 anni. Fucilato nel nord, e manco lo so bene dove, perciò non l'ho mai visto. So com'era da quello che mia madre mi diceva. Giocava nella Roma Primavera. Mo, l'altra notte, mentre che dormivo, mi è parso d'improvviso da svegliarmi e di vederlo come fosse vero. Sulla bocca c'ha un gran sorriso che spandeva una luce come in cielo. Ammazza come dormi! M'ha strillato, era lui, sono sicuro, lo stesso della foto che mia madre tiene sul commodio e da una frunna di Parma tutta secca, benedetta. Un ragazzino che ride in camiciola, col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo per i sogni miei, per la sorpresa gli ho fatto: ma chi sei? Tuo padre, mi ha detto lui ridendo, che forse ti vergogna la tua età di chiamarmi col nome di papà. No, papà ti chiamo come hai detto, mi fa ridere vederti al naturale, scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male, sono signore ma un po' mi ci avvicino, 32 anni davanti c'è una vita, ancora non è chiusa la partita. Lo sai, da quando che mia madre si è sposata con mio padre, che poi è il mio padrigno, credo 7 anni dopo la tua morte, e qui ho visto che strigneva l'occhio come quando c'è il sole troppo forte. Scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui, ridendo, senza farci caso, mi ha risposto spavardo, spensierato: ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come vollassato quando giocavo. Giocavo al calcio e mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Con i fascisti però io non ci giocavo, io sparavo. Poi mi ha toccato i piedi, 30 a letto, mi ha fatto quasi venire un infarto, mi ha fatto un gesto come di: sei alto, Senti, mo che sei cresciuto se non t'offendi? Mi sai di che ne hai fatto della vita che t'ho data giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? E rideva, con gli occhi, con i capelli. Hai capito, sto puzzone? Rideva e aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Tu mi da rispettare, io sono più grande, vabbè, mo a campi di diritti perché sei partigiano, fucilato. Ma se mi fai svegliare, io ti rispondo, basta solo che eri più fiato. Certo che la vita è migliorata. Abbiamo fatto pure l'avanzata, travolgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così, mi fa lui. Vedi, quando che mi hanno fucilato, io non ho strillato le frasi dell'eroe. Pensavo a voi che sullo stesso campo aveste certo vinto la partita, puro che io perdevo il primo tempo. Un momento, papà, ti spiego meglio. Non è che avevamo già risolto. Nella misura in cui ci sta il risvolto, allora quel ragazzo di mio padre che si stava a pettinare allo specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda: ma insomma, ad essere popolo, com'anna? Qui sono saltato sul letto, con una mano mi reggevo la mutanda, con l'altro cercavo di afferrarlo, ma non ci riuscivo. Allora mi è presa come una malinconia. Io non volevo che se ne andasse via senza aver saputo bene com'è stato. Sei ragazzo, papà, e come ti spiego? Non puoi capire come cambia il mondo, ci vuole tempo. Il tempo se li magna i sogni nostri. Io sai che faccio, aspetto. Tutto quello che viene io lo accetto. Siamo contenti se la Roma segna, i compagni sono tanti, i sordi pochi. Non c'è sta più tempo per i giochi, papà. Sempre quelli ti strappano le penne, ma tu non puoi capire, sei minorenne, sei vivo, ti davano 30 anni. Lascia perdere, papà, lascia perdere. Torna da dove sei venuto, perché quelli che ti hanno fucilato, proprio quelli qui, ti fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, torna a giocare con gli altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo seri. Allora a quel punto mio padre si è stufato, ha fatto le spallucce per saluto e se n'è andato, ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come vollassato quando giocavo al calcio e mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Con i fascisti però io non ci giocavo, io sparavo.
Bravissimo Luca. Bravissimo, Zingaretti. Luca. Grazie davvero Luca per questo pezzo emozionante due volte. Una volta perché ci racconta un momento di passaggio della storia italiana e un'altra volta perché racconta anche Gigi Proietti. Però prima ti voglio chiedere una cosa, Luca, perché c'è... Aveva ragione prima Andrea quando ha detto che durante le prove l'aveva colpita la semplicità di quello che hai raccontato. E mi veniva da pensare che certe volte la chiave per capire le cose complicate è proprio riuscire a smontarle. Sta girando un libro adesso meraviglioso che si chiama L'Assemblea degli Animali, scritto da Filelfo, in cui il Covid viene raccontato come fosse una fiaba. E allora mi viene da chiederti, questi giorni di adesso così complicati, questo 2020 che si avvia a finire e che ha cambiato le nostre esistenze, come lo racconteresti tu in modo semplice, Luca? Ma sai, purtroppo siamo ancora nel pieno di questo momento così complicato, quindi come ben sai è difficile raccontare le cose quando ci sei immerso dentro, ci vuole sempre un po' di distacco per raccontarle con quel minimo di lucidità necessaria. Io penso, ti posso raccontare come lo affronto e penso che quando si è in una situazione di difficoltà e di emergenza bisogna essere resilienti, resistere, stare in trincea, nemmeno guardare tanto al futuro, perché l'emergenza è qui e ora. Quando tutto questo momento sarà finito, io penso che sarà il momento delle riflessioni, seppelliremo i nostri morti, li piangeremo e cercheremo di ricominciare come hanno fatto i nostri nonni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale i nostri nonni hanno costruito dalle macerie un paese stupendo, meraviglioso come il nostro. Noi dovremo fare altrettanto, è una grande sfida che ci aspetta e come dicevi tu dobbiamo, secondo me, ma ecco, questa è la mia personale opinione, ricominciare con tanta pazienza, tanta umiltà e tanta semplicità. Luca, questo è un pezzo che nella tua vita d'attore non è come tutti gli altri, no. Vero? No, questo è un pezzo a cui sono particolarmente affezionato, prima di tutto perché mia madre mi portò a vedere A me gli occhi please, io mi innamorai perdutamente del grande Gigi Proietti e sono contento di averlo potuto fare, grazie a voi, per rendergli omaggio. E mi piacque talmente tanto che fu uno dei pezzi che io portai all'esame in Accademia e che mi permise poi, contrariamente a tutte le aspettative, di entrare in Accademia e quindi di intraprendere questo meraviglioso gioco che è il nostro mestiere. Sai, ci sono delle tappe nella vita di ogni persona, anche di ogni artista, che sono fondamentali. Ecco, quella sera che mia madre mi portò a vedere al Teatro Tenda Gigi Proietti è una di queste per me. Ecco. Beh, guarda, c'è una domanda che non ti posso non fare però. Dimmi. Uno dei più grandi poeti dell'Ottocento scrisse: ci si innamora non di una persona, ma di un dettaglio di una persona. Luca, qual è il dettaglio del teatro di cui ti sei innamorato? Guarda, il teatro è difficile da spiegare perché poi non voglio nemmeno usare paroloni perché sennò rimangono appiccicati per aria. Il teatro è un luogo dove ci si riunisce tutti insieme per condividere un qualcosa, un'emozione, una risata, un'indignazione, una paura, un arrabbiatore, tutti quanti insieme. Io credo che se noi teniamo bene in mente questa cosa, il teatro ha un grande futuro, perché proprio adesso stiamo sperimentando quanto sia duro, brutto, difficile stare separati gli uni dagli altri e invece è il momento di tornare a pensare alla condivisione, anche perché il mondo sta andando in un'altra direzione, no? I social, internet, la rete ci porta a dividerci. Ecco, il teatro è uno dei momenti che noi dobbiamo coltivare con grande attenzione perché è un momento di riunione e noi che facciamo questo mestiere ci dobbiamo soprattutto preoccupare di dare a chi ci verrà a vedere, quando tutto questo sarà finito, un'emozione, una risa, qualunque cosa, ma un qualcosa che li riguardi intimamente e che gli faccia dire: sono venuto a condividere una serata come fosse un rito. Bello. Senti, noi siamo qua per questo. Prima di lasciarti andare io ti chiedo una cosa. Guarda il Sistina, è vuoto. Allora io vorrei che tu adesso guardassi loro che sono a casa e che ci guardano e tu gli dicessi con grandissima speranza che gli dai appuntamento quando siederanno davvero di nuovo qua.
Io vi do appuntamento qui e in tutti i teatri italiani, ma non perché sia un dovere, ma perché è un qualcosa che vi farà star bene, star meglio, vi farà condividere insieme a altra gente delle emozioni, e condividere credo che sia il sale della vita. Come diceva qualcuno, la felicità non è mai reale se non è condivisa. Ecco, di solito lo si dice per una coppia. Pensate che meraviglia condividere la felicità, la gioia e anche un'emozione insieme a così tante persone. Non ti possiamo abbracciare per ragioni sanitarie, ma grazie. Grazie a voi.